seconda questione l'avevamo già sollevata, senza però che nulla, fino ad ora, ha visto soluzione. Il semaforo all'incrocio di via Maratone è ancora fuori uso da circa 2 mesi. Si tratta di una delle strade più frequentate di Termoli, soprattutto in questo periodo, in quanto si tratta della strada principale che porta al mare. E il tutto si complica con il martedì, quando il mercato settimanale, l'afflusso di auto e scooter lungo la strada si triplica. Il rischio di incidenti è altissimo in questa zona, che rappresenta una delle ultime a Termoli regolate da semaforo. A tutte le ore del giorno e della notte il semaforo rimane lampeggiante, l'incolumità dei cittadini dovrebbe essere al primo posto, ma probabilmente chi di dovere non ritiene necessario sistemare quel semaforo. Il pericolo è in agguato. Il parcheggio multipiano di via Campania, vicino allo scientifico, è ormai una struttura abbandonata da anni. I risultati di questo non sono rintracciabili soltanto nel degrado strutturale, ma principalmente per ciò che riguarda l'abbandono coatto di rifiuti. Ce ne sono di ogni genere, da una busta di cozze nere che emana un odore nauseante, a talloncini delle ricevitorie di Lotto e Superenalotto, fino a buste piene di bicchieri di plastica per macchinette del caffè. Qualcuno, probabilmente, ha scambiato quel luogo per una discarica e gli effetti dell'abbandono sono ben visibili fin dall'esterno. Quella è possibile trovare qualche indumento, segno che spesso quel luogo diventa rifugio di senza tetto. Il tutto avviene in un luogo centralissimo della città e nelle immediate vicinanze di una scuola.